buongiorno a tutti. Desidero ringraziare i colleghi della stampa per aver prestato attenzione a questa nostra iniziativa, che è un'iniziativa inedita e mette assieme il governo della regione con il governo degli enti locali attraverso l'ANCI Sicilia, col suo presidente qui presente al tavolo, l'onorevole professor Orlando. Abbiamo assieme concordato una seduta straordinaria della giunta di governo allargata all'ufficio di presidenza dell'ANCI proprio per formalizzare un documento di protesta che trasmetteremo alla direzione generale dell'Alitalia e consegneremo martedì mattina a Roma al ministro dei trasporti in presenza anche del ministro per il mezzogiorno. Il documento che consegneremo alla stampa, quindi inutile leggerlo, sintetizza e interpreta lo stato d'animo che la comunità siciliana vive e per essa chi ne rappresenta le istanze, quindi le comunità locali, i sindaci e complessivamente la comunità regionale, in un momento che dovrebbe registrare la ripresa economica della nostra isola e invece registra il cinismo di una compagnia, proprio la compagnia Alitalia, che pur mantenendosi con 3 miliardi di euro da parte dello Stato e quindi da parte dei cittadini, si permette di fare i capricci nel proprio piano voli, abbandonando gli scali minori, mantenendo limitato il numero delle corse negli scali maggiori e soprattutto adottando una politica dei costi inaccessibile per gran parte dei siciliani. Lo voglio ricordare, lo abbiamo detto poco fa col sindaco Orlando in seduta di giunta, per noi isolani il trasporto aereo non è un lusso, non è la voglia di provare una emozione, questo si fa quando si è giovani e quando si vola per la prima volta. Per noi il trasporto aereo è una necessità per muoverci in tempi rapidi. La politica adottata dall'Italia scoraggia la mobilità dei siciliani. Qui rappresentiamo non solo gli interessi della comunità che fa capo allo scalo di Palermo o di Catania, ma anche lo scalo di Trapani, Birgi e lo scalo di Comiso. Noi chiediamo al governo nazionale di intervenire su Alitalia per applicare una tariffa unica per i siciliani, che faccia la media fra le tariffe accessibili in caso di prenotazione da un mese e mezzo, e le tariffe inaccessibili in caso di esigenza di ricorrere al trasporto aereo nello spazio di 24 ore. Si va dai 67-70 euro ai 700-800 euro. Non è assolutamente possibile. Si stabilisca una tariffa, 100-150 euro, a seconda se si debba andare a Roma o a Milano, e si eviti questa campagna di speculazione. Chiediamo la modifica degli articoli 198 e 203 del decreto rilancio del governo nazionale, che articoli che tendono ad omologare il trattamento di Alitalia con quello delle compagnie low cost, assolutamente inaccettabile, il che significa lasciare monopolio all'Alitalia e impedire alle compagnie low cost di poter tornare a volare sulla nostra isola.
all'avvio della stagione turistica, quindi significa un doppio delitto, un crimine. Non è possibile tutto questo. Ecco perché martedì consegneremo al Ministro per i Trasporti questo documento ed io sono felice che con i sindaci, come abbiamo fatto in questi 2 anni e mezzo, al di là poi della dialettica normale che debba esserci e che nella politica è il sale e il lievito, con i sindaci abbiamo condiviso questa esigenza. Noi vogliamo capire se l'Alitalia è una compagnia per gli italiani fino a Reggio Calabria o se lo è anche fino a Lampedusa. Questo vorremmo saperlo e già nei prossimi giorni la domanda sarà formalizzata. Consentimi, sindaco, di ringraziare ancora i primi cittadini qui presenti e quelli che non lo sono per ovvie ragioni, perché serviva una rappresentanza, ma che hanno telefonato e tanto a te quanto a me hanno manifestato questa loro piena condivisione. E ringrazio l'assessore ai trasporti e l'assessore al turismo per l'impegno che anche in questa battaglia stanno profondendo. Qui idealmente sono presenti i sindaci di tutta l'isola. Sindaco, a te la parola. Grazie, desidero. Desidero ringraziare il Presidente, con il quale abbiamo pensato che fosse necessario esprimere visivamente una cooperazione istituzionale che caratterizza i rapporti fra l'ANCI e il governo della regione siciliana, con le utili necessarie differenze di posizioni che servono ovviamente in una logica assolutamente costruttiva a migliorare il comportamento dei sindaci o il comportamento del governo regionale, secondo i casi e secondo le esigenze. Io qui non sono il sindaco di Palermo, io qui non rappresento la città di Palermo, cerco di rappresentare tutti i comuni della Sicilia. E io qui non sono all'aeroporto di Palermo, ma mi sento in tutti gli aeroporti siciliani. Questa è la grande e straordinaria novità. Chi cerca di dividerci dando un volo in più a Palermo e levando la Birgi sappia che non passerà, perché noi abbiamo interesse allo sviluppo complessivo della Sicilia. Fatemelo dire, se poi la Sicilia si sviluppa pure Palermo ne ha un vantaggio, ma questo è un inciso, diciamo, che prescinde dal luogo dove atterra l'aereo e che conferma della bellezza della mia città, della quale sono innamorato. Sempre chiave aspetto. Esatto. Detto questo, qui non, nessuno pensi di dividerci con una competizione fra sindaci piuttosto che una competizione fra aeroporti, ed è questo il senso di questo incontro al quale partecipa la Giunta, e voglio ringraziare il Presidente per questa sua sensibilità, partecipa l'Ufficio di Presidenza, che però si è spontaneamente allargato. La presenza di tanti sindaci è la conferma di quanto sia sentito esattamente questo momento di incontro, di confronto, per un documento che condividiamo e che abbiamo elaborato insieme, che afferma un principio: la Sicilia punta sulla mobilità e ha fatto la mobilità internazionale una fonte di ricchezza e di sviluppo. Si chiama turismo. Bene. Ma questa mobilità internazionale o è digitale o è aerea. La Sicilia non può avere altre forme di mobilità internazionale. Se non è digitale, vabbè, quella ci sta, ma non sposta le persone nelle cose, o è aerea. La stessa mobilità crocieristica è importante, ma non è paragonabile evidentemente alla mobilità aerea. Basti che ogni città di porto faccia un raffronto fra il numero delle presenze croceristiche di un giorno e il numero delle presenze che durano più di un giorno degli aerei. Io basterebbe paragonare appunto le presenze di passeggeri a Catania, a Palermo, a Birgi, piuttosto che a Comiso, a Pantelleria, piuttosto che a Lampedusa, per avere la percezione di come sia importante, assolutamente ovviamente, il trasporto aereo, ma è fondamentale, il trasporto marittimo, ma è fondamentale sull'aereo. Se questo è vero, noi abbiamo un patrimonio straordinario, che sono le nostre bellezze, la nostra attrattività, la circostanza che chi viene da fuori a Palermo si sente in Sicilia. In Sicilia si sente, stavo sbagliando, in Sicilia si sente a casa propria con un arredamento cambiato. Ma si sente a casa propria, anche se i mobili sono diversi da quelli che ha lasciato a casa propria. E questo è un patrimonio straordinario che si unisce allo straordinario comportamento dei siciliani, che voglio ringraziare. Tra un grido e l'altro, in questo associato al Presidente, che un giorno è Cavusci, un giorno implora,
i cittadini siciliani a rispettare salute e diritti. Oggi abbiamo un patrimonio straordinario, siamo tra le regioni quella che ha il meno numero di contagiati, il meno numero di morti. Lo diciamo con solidarietà perché ha subito evidentemente da questa tragedia, ma nella mia chat dei sindaci, io quando mi confronto con Beppe Sala piuttosto che con Giorgio Gori, provo disagio. Allora, da questo punto di vista, questo è un patrimonio umano che si deve all'impegno di tutti, ma questo patrimonio umano non è un vantaggio rispetto alla ripresa economica, perché danni economici l'abbiamo subito lo stesso, non abbiamo subito quelli umani. Ma la chiusura delle attività c'è stata lo stesso la chiusura delle imprese, con una ulteriore aggravante in Sicilia, a Palermo, in Sicilia, a Taormina, in Sicilia, a Catania, in Sicilia, a Trapani, in Sicilia, a Marsala. Il PIL legato al turismo in termini percentuali è molto più alto a Palermo che a Milano, a Palermo che a Bigevano. È chiaro, perché il PIL turistico da noi sfiora il 35-40% in alcune realtà, a Taormina forse 80%. La media è 16. Esatto. Quindi abbiamo punte elevatissime di PIL turistico che vanno da città a città. Se siamo 16 in Sicilia, capite che abbiamo punte da 40, da 50, da 60 e forse altro. È chiaro che quindi da noi, perché è un'economia fondata esattamente sul turismo, come sa l'assessore al turismo, con il quale siamo confrontati, credo proficuamente anche qui, con il sistema dei comuni, per cercare di aiutare il turismo. Chiederò un incontro anche per aiutare lo sport, ma questo approfitto, Presidente, per cercare di continuare questo rapporto di collaborazione. Quindi io credo di non dover aggiungere altro, se non di dire che è vergognoso il comportamento di una compagnia che si chiama di bandiera. È vergognoso perché riceve 3 miliardi di euro. A cosa servono? A compensare le liquidazioni megagalattiche ad amministratori inefficienti che vengono licenziati prima del tempo e premiati con il premio perché si interrompe il rapporto? Milioni di euro. E noi vogliamo far pagare al turismo siciliano gli sprechi del passato? Ovviamente nessuno è contro i lavoratori dell'Alitalia, non vorrei essere pericoloso. E nessuno è contro l'Alitalia, ma l'Alitalia faccia quello che è una grande compagnia aerea e si misuri col mercato. Non capisco per quale motivo deve costruire uno stato di monopolio pubblico in un settore, la mobilità internazionale, dove il monopolio è inaccettabile. Le tratte di coincidenza, quando io pago 480 euro per andare da Roma a Palermo, pur essendo a rimborso mi sono rifiutato di pagare, ho aspettato di prendere 3 ore dopo un volo low cost. Ma sapete qual è il volo low cost da Roma a Palermo? A fronte di 480 euro all'Italia era da 120. Certo, perché è chiaro che il low cost, quando coincidono le tratte, aumenta il prezzo. Perché deve regalarti il volo? Io ho fatto un Marsiglia Palermo 0,70 centesimi di euro, perché non c'è il Marsiglia Palermo dell'Alitalia. Se c'è il Marsiglia Palermo dell'Italia 800 euro, il low cost era 700. Allora noi chiediamo che l'Alitalia la smetta di fare un'operazione che è un'operazione piratesco, scusatemi questa espressione, e al tempo stesso è ammissibile che in una città come Palermo, lo stesso credo che posso dire qualunque altro aeroporto, l'ultimo volo all'Italia per Roma è alle 19. Ma di cosa stiamo parlando? Di un paese di schifarati che per partecipare a un incontro la mattina deve dormire la sera prima. Martedì non ci sono voli per Roma, Presidente, lo sai perfettamente. Io torno col treno. Devi tornare col treno e partire la sera prima. E l'assessore, poco fa, l'assessore Falcone diceva che non ci sono voli per Roma, martedì. Diciamo, di cosa stiamo parlando? Della compagnia di bandiera. La bandiera non la rispettiamo. E forse è un uso improprio della parola compagnia di bandiera, proprio rispetto alla fascia di colore che tutti noi stiamo qui indossando, a conferma della nostra volontà di uno sviluppo armonico dell'intera regione siciliana. Poi all'interno della regione ogni territorio giocherà le sue carte, ma intanto mettiamo in salvaguardia il turismo in Sicilia. Grazie. Grazie a te, Sindaco. Volevo ringraziare per citare personalmente i comuni, certo. I comuni che hanno ritenuto fisicamente di stare con noi, naturalmente tutti gli altri sono idealmente con noi,
ricordando che noi interpretiamo anche le legittime istanze degli aeroporti di Pantelleria e di Lampedusa, perché quando parliamo di collegamenti low cost naturalmente ci riferiamo anche agli aeroporti delle isole minori, perché il dramma è omogeneo e va all'isola maggiore e a quelle minori. Sono qui i sindaci di Monreale, Balestrate, Corleone, San Giuseppe Jato, Piana degli Albanesi, Ventimiglia, Terrasala, Raffadali, Cammarata, Campo Felice, Tusa, Castelmola, San Mauro Castelverde, Isola delle Femmine, Sambuca, Via Grande, Campo Rotondo, Campo Felice, Misilmeri e abbiamo dimenticato il quadro. Via Grande l'ho detto, l'abbiamo detto, manca solo Gangi. Posso permettermi di sottolineare la presenza del sindaco di Marsala? Certo, certo, in questo, momento, in questo momento è particolare la situazione in quello scalo. Bene, signori, se ci sono domande ci fermiamo, altrimenti vi restituiamo al vostro lavoro e ce ne andiamo tutti nei nostri comuni. Bene, grazie. Grazie, buon lavoro. Grazie.